4 giorni di eventi, buon gusto, scoperta del territorio, disposizioni, ma soprattutto 4 giorni all'insegna di funghi e castagni, protagonisti indiscussi. Da giovedì 30 settembre a domenica 2 ottobre, Pisogna si prepara ad ospitare la 70ª edizione della Festa del Fungo e della Castagna, che dopo 2 anni di assenza a causa pandemia, torna in tutto il suo splendore tra tradizioni e tante novità. Ad aprire le danze quest'anno, il concerto bandistico d'autunno della banda musicale di Pisogna e del gruppo bandistico Santa Cecilia di Monticelli Brusati, giovedì sera dalle 20:30 in piazza Vescovo Corna Pellegrini. Quest'anno si apre già il giovedì sera come novità. Quest'anno potranno esporre alcuni espositori in piazza da venerdì sera alle ore 18. Le caldarroste quest'anno saranno preparate più a lungo, già dal sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 24. Sono aumentate anche le mostre sul percorso, ci saranno 5 mostre: la mostra di scultura del legno in via Roma, la mostra del modellismo in via San Marco, le mostre fotografiche del Cinefotoclub Pisogne e del gruppo Alpini di Pisogne in via Torrazzo e l'immancabile mostra micologica in piazza Corna, verso Corna Pellegrini. Le visite guidate al paese, che partiranno alle ore 16:30 di sabato e di domenica, sarà allestita sul lungolago una parete rocciosa da parte del CAI con arrampicate per i ragazzi e per i bambini. Altra novità è l'annullo filatelico delle Poste Italiane in piazza Umberto I, dove saranno vendute le cartoline timbrate e francobollate. Tra le tradizioni, il concorso del cesto più originale. I cesti partecipanti saranno allestiti presso la Proloco e verranno valutati dai visitatori a partire dalle 14 di sabato fino alle 16 di domenica. Numerosi anche gli spettacoli di intrattenimento, già a partire da venerdì alle 20:30, con la commedia dell'Etale a Forza de Cercà del gruppo Oratorio di Coccaglio, il concerto tributo a Vasco Rossi degli Havana Club di sabato sera alle 21:30, fino a raggiungere il clou domenica pomeriggio, con lo spettacolo di danza della SD School of Dance, seguito dallo spettacolo comico Breaking Bread di Stefano Chiodaroli, direttamente da Zelig. La 70ª edizione sarà l'occasione anche per festeggiare i 35 anni dell'Associazione Santa Maria Assunta di Pisogne, con l'inaugurazione della nuova ambulanza domenica alle 11:30 in Piazza Vittoria. Un ritorno clamoroso, quindi un ritorno col botto. E siccome l'anno precedente, 2 anni precedenti, che abbiamo proprio monitorato gli ingressi e le uscite perché appunto il Covid l'ha reso necessario, abbiamo avuto 12.000 presenze. Quest'anno, visto che la festa è più ricca, visto che la festa è anche più estesa, supereremo nettamente, raddoppieremo, secondo me, tempo permettendo, questo numero.